Allora, ragazzi, senza che lo prendiate come un'offesa, una provocazione o roba del genere, spendo le mie ultime ragionate parole su Wuthering Waves, spiegando un po' la faccenda a tutti, riassumendo quello che è successo nelle ultime settimane, eccetera, eccetera, con una bella lista di appunti, in modo da non perdermi, non con Wuthering sotto, perché il gioco ha deciso di... il client di gioco ha deciso di disinstallarsi di nuovo dal mio computer e oggi non ho avuto modo e tempo di reinstallarlo, quindi... Ultime parole su Wuthering Waves, vi spiego perché non lo continuerò, vi spiego che cosa ne penso del titolo, cosa secondo me è andato storto, parleremo anche un po' di me, in maniera molto tranquilla e non polemica, e non prendete il fatto che ci sia Genshin in sottofondo come una provocazione, ho messo Xiao perché assomiglia un po' a GN, ciao GN, e niente, ne parliamo. Spero di non commuovermi in questa sede, già vi anticipo che si parlerà di faccende un pelo personali. Allora, la prima cosa che voglio dire in questa sede, che sarà una sede più seria del solito, e mi dispiace molto perché io punto sempre sui contenuti freschi, sui contenuti che vi aiutino a staccare dai problemi di tutti i giorni, e invece purtroppo oggi un minimo vi devo caricare anche in parte di problematiche mie, ed è una cosa che non gradisco. Sappiate che con questo video mi sto dando a tutti gli effetti la zappa sui piedi, con ciò di cui vi parlerò oggi mi sto dando la zappa sui piedi, lo premetto già da ora, in modo da sfatare, in modo da prevenire eventuali malelingue legate al droppi Wuthering Waves perché la gente ha iniziato a criticarlo e vuoi cavalcare l'onda, droppi Wuthering Waves perché vuoi continuare a portare solo Genshin e non vuoi avere rivali tra i piedi, droppi Wuthering Waves perché, perché, perché. No, ragazzi, droppare Wuthering Waves adesso, che è la decisione che ho preso, è la decisione più sbagliata che potessi prendere a livello di marketing, perché su questo gioco, detta proprio sinceramente, fuori dai denti, questo sarà un video fin troppo sincero, su questo gioco ci puoi marciare tranquillamente almeno altre 2 settimane e farci un sacco di visual. Io ho fatto 2 video su Wuthering Waves, che sono la metà della metà della metà della metà dei video che ha fatto la maggior parte della community italiana, quindi sinceramente accetterò, come al solito, qualsiasi tipo di critica, qualsiasi tipo di critica, scusate, devo scandire bene sotto questo video, tranne quella del lo droppi perché... Because sei schiava di HoYoverse, perché di qua, perché di là. No, sinceramente, assolutamente no. Quindi mi sto dando la zappa sui piedi da sola in termini di contenuti e questa premessa è importante proprio per farvi capire che sono delle motivazioni che non avrei mai voluto tirare fuori. Io non realizzo questo video con soddisfazione personale. Non realizzo questo video, questo contenuto con il sorriso, ma solo con tanto dispiacere e delusione. Allora, rinquadriamo, diciamo, l'argomento principale. Ho intenzione di non continuare a giocare a Wuthering Waves. Forse, forse lo riprenderò solo quando uscirà su console, quando risulterà più digeribile, dal punto di vista del gioco puro, del gameplay. Perché al momento, per mia esperienza personale, lo è poco, ma non garantisco allora di essere nella condizione di poter dedicare a questo titolo il tempo che si merita. Quindi al momento vi dico direttamente, senza contare, esatto come state segnalando in live, che anche in occasione dell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori non è stata annunciata, non è stata nemmeno accennata una futura uscita su console ancora, quindi prevedo che ci vorrà parecchio tempo. Spero nel migliore dei casi, tipo Star Rail, quindi 5-6 mesi, temo che ci vorrà ancora di più, soprattutto visti i molti problemi che il titolo sta avendo sulle attuali console su cui è uscito. Allora, i motivi per cui lascio Wuthering Waves con un anticipo che magari spiazzerà molti di voi e soprattutto poco conveniente per il mio lavoro sono tre. Ho detto console, intendevo dire device, scusate, piattaforme, quindi PC e Android, dei problemi su PC e Android. Allora, iniziamo dal motivo numero uno. Non ho tempo, ragazzi. Il motivo numero uno, quello più semplice, forse basterebbe anche solo questo motivo e potrei tralasciare i prossimi, lo metto in cima perché è il principale. Io, ragazzi, non ho tempo per questo titolo. Non ho tempo per Wuthering Waves. Non nel senso che non abbia tempo in generale, perché... Qua e là sto diventando più brava a gestire il mio tempo libero e quest'anno, soprattutto rispetto all'anno scorso, io sto riuscendo a portare avanti
molti più hobby, molte più passioni. Sto utilizzando il mio tempo, secondo me, in maniera più preziosa, più curata. E non credo che Wuthering debba avere la precedenza rispetto ad altre novità che voglio introdurre nella mia vita in termini di tempo. Stiamo parlando di un open world. Hanno annunciato che tra l'altro già nel prossimo aggiornamento uscirà un'altra parte di mappa. Io ci ho macinato una cosa come 30 ore sopra e in 30 ore non sono arrivata nemmeno alla metà dell'esplorazione totale. Quindi è un gioco estremamente time consuming. Dal punto di vista dell'esplorazione non me lo posso permettere. Ci sono di mezzo anche motivazioni lavorative, perché questo mese di giugno per me, ma anche il mese di maggio passato, sono dei mesi molto importanti dal punto di vista lavorativo, dove farò un ulteriore salto di qualità. In primis la grande novità è per l'appunto il fatto che sono riuscita ad accedere al, diciamo, ai, sono diventata una beta tester di sia di Genshin che di Star Rail, e quindi inizierò ad avere accesso ai contenuti in anteprima, e questo mi permetterà di curare ancora di più i contenuti che vi porto, e voglio impiegare più tempo rispetto a quello che impiego ora per migliorare i contenuti da questo punto di vista, visto che ho avuto questa grandissima occasione che voglio sfruttare. E poi, ragazzi, vi devo dire che al di là degli impegni lavorativi, che per mia grande fortuna sono sempre in aumento, ci sono anche delle motivazioni strettamente personali, perché il mese di giugno è un mese che dedicherò molto alla mia salute, perché a maggio diciamo che ho fatto dei controlli e ci sono dei problemini. Io vi riferisco quello che mi ha detto il mio medico, e cioè di stare tranquilla perché tutto si risolverà, sebbene al principio, quando ho ricevuto questa notizia, mi sono presa una discreta botta. Non posso entrare troppo nel dettaglio, ragazzi, vi dico che riguarda la mia salute personale, riguarda la mia schiena, e diciamo che quella che credevo essere semplicemente un'ernia discale, purtroppo potrebbe essere qualcosa di peggio. E in generale, durante il mese di giugno dovrò fare moltissimi esami, tra prelievi del sangue, visite fisiatra, neurologo, forse anche endocrinologo, perché appunto bisogna capire questa cosa. Vorrei essere più dettagliata, ma non voglio. Ve l'ho già detto, non mi piace parlare, è un mio problema, non mi piace parlare dei fatti miei, non ce la faccio, non così. Cioè, dei fatti miei, diciamo, meno belli, perché mi sembra quasi di trasmettervi negatività, e non è quello che voglio. Quindi dovrò fare queste visite. Chiaramente non parliamo di visite che mi portano via 10 ore al giorno, e devo fare 4 prelievi del sangue, credo, e un po' di cose, però sì, è tempo che comunque devo investire per questa cosa. Sto anche rivoluzionando la mia vita dal punto di vista di attività, perché io non posso più andare in palestra. Io è dal 2020 che faccio attività fisica in palestra, ma adesso devo rivoluzionare anche quell'aspetto. Insomma, è un momento un po' in cui la mia vita personale entra anche nella vita lavorativa inevitabilmente. Poi, per fortuna, amo il mio lavoro, amo voi che siete una community straordinaria, e quindi riesco a tirarmi su, a portare comunque a casa le live. Abbiamo portato a casa la Partner Plus, un sacco di traguardi, ci siamo divertiti, però sì, questo è un mese in cui devo anche rallentare un attimo. Vi ringrazio per i cuori, ragazzi, grazie, io non devo commuovermi. E infine, ultimo punto di questo primo punto, arriva l'estate, ragazzi, e in estate, cosa che vi ho sempre detto, gli streamer rallentano. È il periodo in cui la gente sta un po' meno sulle piattaforme, è il periodo in cui si va giustamente al mare, in montagna, con gli amici, sprizzini, in spiaggia, tutte queste belle cose, ed è il momento in cui di solito chi fa il mio lavoro rallenta con i contenuti, perché tanto è inutile, ci sono anche meno pubblicità, perché le pubblicità riprendono a regime pieno quando inizia ad avvicinarsi il Natale, con Halloween, e quindi arriva quel momento dell'anno che è quello un pochino meno forte, no? Ed è il periodo in cui di solito io ne approfitto per riposarmi. Poi, io, seguendo Genshin Impact, ad agosto avrò l'uscita della nuova regione, quindi ad agosto si lavorerà tantissimo. Giugno e luglio sono i mesi in cui si rallenta un po', e questo è, diciamo, l'ultimo motivo per cui vi dico che non ho tempo, perché voglio impiegare il mio tempo in altro modo rispetto a Wuthering. Devo pensare a me, alla mia salute, devo pensare alla mia vita di tutti i giorni, alla mia vita familiare, alla mia casa, eccetera,
e devo pensare a riposarmi. Quindi questo è quanto. Secondo motivo per cui lascio Wuthering. Perché io non riesco a giocare a Wuthering Waves come vorrei. Vi faccio una panoramica generale e veloce di tutto quello che è successo in queste settimane. In questa settimana, perché la settimana alla fine è una, il gioco non è uscito da neanche una settimana. Fermo restando che molte delle cose che vi dirò le sapete già. Il gioco esce. Non è ottimizzato sulle piattaforme come dovrebbe. Su mobile funziona su pochissimi dispositivi e quasi tutti di ultima generazione. Specifico quasi perché non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma vi dico che per esempio sul mio iPhone 13 il gioco non va, è ingiocabile, va a un frame al secondo. Impossibile. Su PC è un tiro della moneta. È gambling. Io ho letto sul web, ho sentito vostre testimonianze in live e ho conosciuto, mi sono confrontata con persone in privato che avevano la mia stessa scheda grafica. Alcuni non riuscivano a giocare, alcuni giocavano benissimo. Io mi sono trovata nel mezzo, abbassando le prestazioni riesco più o meno a giocare, ma devo abbassare di parecchio le prestazioni e visto che il mio lavoro è anche fare la streamer, proporvi un gioco con qualità media è una roba che un minimo mi ha influenzata in questa decisione, che mi dà molto fastidio. Specifico che ho fatto di tutto, per portarvi il gioco alla massima qualità, di tutto. Non c'è niente da fare. Ho disinstallato gli aggiornamenti alla scheda grafica, ho fatto di tutto. Mi sono fatta aiutare anche dal mio compagno che lavora nell'ambito dell'informatica. Tra l'altro lo ringrazio perché mi ha dedicato veramente tanto tempo. Quindi lo devo ringraziare dal punto di vista di Wuthering. Il gioco adesso su PC mi funzionava. A casa da portatile mi funzionava forse anche meglio che da PC fisso, che è una cosa assurda, ragazzi, assurda. Perché su un portatile del cavolo questo gioco deve girare meglio che su un PC fatto per il gaming dove ho sempre giocato tutto? Non lo capisco, non lo capisco. E poi l'altro grosso problema, enorme. Ecco, questo è un problema che veramente mi fa girare le scatole. Io sul resto sono disposta anche a scendere a compromessi, non ho un PC da 3.000 euro, non ho un iPhone 15, quello che volete, non sarò aggiornata come console, come dispositivi. Mettiamola così, diciamo che il mio limite è non essere aggiornata come dispositivi. Il problema, ragazzi, è il launcher di Wuthering mi si è disinstallato da solo 2 volte sul PC fisso. La prima volta, vi dico anche com'è successo, mi è apparso un messaggio di aggiornamento del launcher, ho aggiornato il launcher, mi ha detto di chiudere il launcher, l'ho chiuso, nel riaprirlo il computer mi ha detto questo programma non esiste più. Quindi si è autocancellato, ditemi voi perché. E mi è successo anche di avere il gioco installato, spegnere il computer, riaccendere il computer e il gioco è sparito. Scaricare Wuthering mi prende comunque del tempo, perché è un gioco importante a livello di dati, non importante come altri giochi, ci mancherebbe, non sto dicendo che è un problema il fatto che sia grande, ma è fastidiosa questa cosa. Cioè io ho avuto la sensazione durante tutti questi giorni di avere tra le mani un prodotto, scusatemi, non finito, mi dispiace, non perfezionato, chiamatelo come volete, ed è una sensazione che non mi è piaciuta, sebbene questo gioco abbia delle grossissime potenzialità, di cui parleremo nel punto 3. Quindi, anche per tutte queste motivazioni, non me la sento di portarlo avanti, non me la sento nemmeno di proporvi delle guide, perché l'idea di fare a botte con il launcher per riuscire a entrare in gioco e proporvi delle guide, per non parlare poi del fatto che non va d'accordo con Stream Elements, che è il programma che uso per registrare i video e per fare le live, che non va d'accordo con mille, anche il mio antivirus si attiva perché mi dice poi ho risolto molti di questi problemi e quindi non starò qua a dirvi il gioco è ingiocabile. E ci sono moltissime persone che in questo momento a Wuthering ci stanno giocando e quindi io vi racconto la mia esperienza. Purtroppo non sono l'unica che ha avuto problemi proprio a giocare al gioco come voleva. Vi dico anche che ci sono anche tante altre persone che ci giocano, non è assolutamente mia intenzione demonizzare il titolo, questo non è un video polemico, spero che stiate notando che anche il mio tono è tranquillo, tranquillo. Vi dico semplicemente qual è stata la mia esperienza. La console, il dispositivo, la piattaforma che possiedo su cui Wuthering andava meglio era il mio portatile, che è un portatile da ufficio, il gioco andava comunque a 30 fps, tutto settato in low, non il massimo, ok? Poi, terzo e ultimo motivo per cui non continuerò Wuthering Waves. Questo...
Questo è il motivo che secondo me un po' tutti voi aspettavate, so che aspettavate di sentirmi parlare del gioco a livello di contenuto che offre. Io da Wuthering mi aspettavo molto di più, devo essere sincera. È un gioco che, al contrario dell'ultimo gacha che avevo provato oramai un paio di anni fa al Day One e che mi aveva, mamma mia, lasciato un'impressione terribile, che è Tower of Fantasy, gioco tra l'altro del quale ho parlato qui su YouTube con toni estremamente più severi di quelli che sentirete in questo video, perché quel gioco proprio non mi è piaciuto, anche a livello di idee, brutto, poco ispirato, vabbè. Al contrario di Tower of Fantasy, Wuthering Waves è un gioco che io trovo estremamente ispirato. Ha dei lati super positivi, ha il fatto che è possibile, esplorare la mappa in maniera un pochino più libera grazie a delle accortezze che, per esempio, Genshin Impact della HoYoverse non ha. Si scala molto meglio le pareti, è molto più veloce, la scalata è molto più semplice, proprio anche arrampicarsi sulle piattaforme. Mi piace il sistema del rampino, di grapplare e spostarsi sulle varie dimensioni del piano in città e fuori. Ho trovato i puzzle in gran parte molto più leggeri di quelli magari dei primi anni di Genshin, e quindi si vede che il gioco è stato più curato dal punto di vista anche proprio del piacere che un giocatore deve provare nell'esplorare. Mi piace molto anche il fatto che abbiano inserito bussole, la bussola, i teletrasporti portatili che puoi posizionare dove vuoi, e a me non è dispiaciuto nemmeno il sistema degli ICOs. È un sistema che purtroppo porta a perdere veramente tanto 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 tempo, però vi devo dire che io sono arrivata a sbloccare gli ICOs dorati molto velocemente, sono arrivata velocemente anche a livello 17, che è quello che ti permette di droppare ICOs dorati col 50% di probabilità, quindi è vero che è difficile il farming perché hai tante statistiche, tante possibilità che la cosa ti vada male, servono tante risorse, però da quello che so hanno annunciato che miglioreranno questa parte di gioco, e quindi questi sono i due grandi pregi che ho trovato nel gioco. E poi arriviamo al terzo grande pregio, che è il gameplay. Il gameplay di Wuthering Waves a me è piaciuto tanto. Molto, stavo per dire fluido sulle console degli altri, non sulla mia, però veloce, diversificato, interessante. Mi piace l'idea dell'abilità di entrata, dell'abilità di uscita, sono belle le animazioni, è bello il modo in cui attaccano i personaggi, cioè è bello. Il gameplay di Wuthering Waves è molto divertente ed è sicuramente la punta di diamante di questo gioco, il motivo per cui questo gioco, secondo me, nonostante un brutto day one, bisogna dirlo ragazzi, perché il day one non è stato dei migliori, un day one in cui molti giocatori non riescono a giocare, lasciamo stare, nonostante il brutto day one, secondo me questo gioco manterrà una posizione solida nell'ambiente gacha proprio in virtù di questo gameplay che ha sol che margini di miglioramento. Già così è molto interessante, andando avanti secondo me andrà sol che a migliorare, quindi cioè, vedete, ha dei grossi pregi, ce li ha. Purtroppo ci sono anche degli aspetti negativi, qui sarò molto veloce. L'ambiente lo trovo troppo grigio, non mi fa impazzire l'ambiente di Wuthering. Ho provato anche a mettere la luminosità al minimo, quello che volete, ma lo vedo tutto molto uguale, tutto molto monotono. Ma anche Genshin all'inizio era tutto monotono. Non sto dicendo questo, io non sto facendo paragoni con Genshin, ragazzi, perché mi sembra irrispettoso nei confronti di Wuthering. Riusciamo per una volta a parlare di Wuthering senza tirare in ballo gli altri? È esattamente quello che sto cercando di fare. Gli ambienti non sono esattamente di mio gusto, magari andando avanti miglioreranno questo aspetto e arriveranno degli ambienti bellissimi, però le parti urban non mi hanno fatta impazzire, anche le parti di foreste, non lo so, non sono rimasta convinta. E altro aspetto che purtroppo non mi ha convinto sono i design dei personaggi, nel senso ci sono dei personaggi con dei design molto carini e poi ci sono personaggi che confondi con gli altri. Cioè io quando ho iniziato a giocare ho visto la rover femmina e poi ho visto Yang Yang, si chiama, la tizia con la spada che raccoglie i nemici con il cappellino blu, capello nero, outfit molto nero, e poi arriva la curatrice, Bai Ji si chiamava anche quella, capello nero, e poi arrivi in una città dove tre quarti dei personaggi sono vestiti di nero, tutti i colori che si ripetono, tutti i colori molto cupi, il che si va a sommare a un ambiente cupo, sono preferenze,
moltissimi di voi all'ascolto sicuramente ameranno questa estetica più dark, da molti definita anche più matura, design più maturi, più adulti. Ci sono personaggi anche che a livello di età sono fuori dal solito target dei gacha con le bambine, i bambini, i cinnetti. Io purtroppo non riesco ad apprezzare la monotonia in determinate palette di colori e la scelta proprio di costruzione del mondo che non riesce a ispirarmi. Riassumerò tutta questa mega pappardella che ho fatto dicendovi che mi aspettavo molto di più da Wuthering perché questo gioco è impraticabile. L'aggettivo è quello. Un gioco dove fai fatica a costruirti una community perché moltissimi giocatori abituali di giochi gacha che magari cercavano qualcosa di nuovo, un soffio di aria fresca nel panorama, non hanno nella maggior parte dei casi una piattaforma su cui giocare a Wuthering. Vuoi perché giocano da mobile, magari hanno anche dei dispositivi potenti, ma non c'è ancora modo di utilizzare il controller, vuoi perché hanno problemi su PC come ho avuto io. Si fa fatica. Io ho avuto spesso la sensazione anche di giocare da sola a Wuthering, anche perché già moltissimi degli amici che avevo aggiunto i primi giorni erano spariti, questo è normale, succede in tutti i gacha. Però il fatto di Wuthering è che ne sparivano 10-20 al giorno, tanti. Cioè, il day one tutti ci hanno provato, già dal day 2 mi è sembrato che la gente ci avesse rinunciato. Io ho voluto aspettare, perché comunque, come vi ho detto, il titolo degli aspetti positivi li ha. Però lo vedo proprio come un gioco che vorrebbe offrire tanto, ma non è uscito in condizioni di poterlo fare. Il problema non è la Kuro Games, azienda che secondo me a livello di comunicazione ha insegnato a molte altre aziende del panorama, e non voglio fare nomi, che cosa vuol dire relazionarsi con i giocatori, che cosa vuol dire ascoltare le critiche, che cosa vuol dire ammettere i propri errori e migliorare. Io non ce l'ho con loro, io ce l'ho con chiunque abbia deciso, probabilmente per paura della concorrenza, per paura di quello che uscirà quest'estate o in autunno, io ce l'ho con quelli che hanno deciso di far uscire il gioco adesso. Lo dicevano i beta tester, lo dicevano un mese fa, è troppo presto, non puoi far uscire questo gioco adesso, a maggio. Hanno voluto farlo uscire lo stesso e questo è il risultato. Scusate, ho dato un pugno alla tastiera. Un gioco, lo ridico, impraticabile. Che magari, magari per alcuni di voi questa frase sembrerà assurda, perché dirà, boh, io l'ho sempre giocato, a me va da Dio, al mio amico va da Dio. Accendete internet e rendetevi conto di quante persone, di quante cacchio di persone invece stiano avendo dei problemi con questo titolo. Non ho voglia al momento di passare un mese in gioco, tra l'altro dove non è che abbia poi molto altro da fare perché sono in pari praticamente con tutto, a parte l'esplorazione, e non ho voglia di aspettare un mese stando lì farmando scimmiette dorate o semafori dorati e sperare che qualcosa cambi. Preferisco lasciare direttamente, preferisco dedicarmi ad altro. Concludo questa parentesi, questo mega discorsone su Wuthering, dicendovi che voi non dovete assolutamente mollare il gioco perché lo mollo io, anzi, faccio un discorso generale, che non vi venga in mente di mollare il gioco solo perché il vostro content creator preferito lo molla, Bisogna iniziare ad avere una propria un'autocritica quando si parla di videogiochi, Che siano gacha, che siano non gacha. Voi chiaramente valutate il gioco come preferite. Se voi riuscite a giocarci senza problemi e vi divertite, continuate a giocarci, ben venga. Anzi, sostenete la Kuro Games, che comunque ha dimostrato un grande amore nei confronti dei giocatori. Se il gioco vi piace, chi se ne frega di quello che penso io, continuate, a patto ovviamente di rispettare quella che è la mia opinione. Le opinioni vanno rispettate, ma non è necessario condividerle tutte. Infatti il mio appello è quello di, se voi avete la possibilità di farlo, vi sentite stimolati, di aspettare e di vedere come il gioco continuerà a migliorare. Magari, chi lo sa, magari alla fine dell'estate tornerete in live da me, voi che mi avete conosciuta per Wuthering, non lo so, e mi direte, sai Giulia che il gioco è migliorato tantissimo, che adesso è una bomba incredibile? E magari a me verrà voglia di riprenderlo, chi lo sa. Io il lucchetto alla mia porta lo metto solo per giochi che proprio vedo vuoti, senza potenziale, come Tower of Fantasy. Ma per giochi come Wuthering, che il potenziale ce l'hanno, la mia porta è sempre aperta, Questo voglio che sia chiaro. E anzi, rincaro ancora la dose, siamo nel momento di sincerità totale? Magari avere Oyoverse che comunica con gli utenti come fa Wuthering. Magari appellare un problema e avere subito dopo, una settimana dopo, Oyoverse che effettivamente risponde a questo problema.
Purtroppo su IOverse questo, sui giochi, o meglio, su un gioco in particolare IOverse, il Genshin gioco, questo non avviene. E questo è sicuramente un aspetto che va a favore di Wuthering. Purtroppo, ragazzi, tra un gioco con una pessima comunicazione, ma un ottimo gameplay, e un gioco con un'ottima comunicazione, ma un gameplay impraticabile, io scelgo il gioco con l'ottimo gameplay, perché alla fine quello che conta a me come giocatrice è il prodotto, anche di più rispetto all'azienda che lo produce, e non il contrario. Magari voi non sarete d'accordo con me, questo è un discorso molto personale, ma se io devo scegliere, vado da Genshin, senza problemi, perché l'esperienza comunque mi dà gioia, l'esperienza su Wuthering invece non me ne ha data abbastanza. Non mi ha dato quello che credevo che mi avrebbe dato. E la chiudo qua, ragazzi, la chiudo qua. E io mi auguro che continuerete a divertirvi su Wuthering Waves. Ci sono tantissimi altri content creator italiani che continueranno a portarlo, assolutamente. E quindi so che siete in buone mani. E anche qua, meglio Genshin, meglio Wuthering, esplorazione, cose robe, sono opinioni personali. Io dopo aver macinato tutte quelle ore sull'esplorazione di Wuthering, sono tornata su Genshin e mi sono resa conto di quanto io sia stata troppo severa nei confronti di Genshin con l'esplorazione, perché soprattutto Fontaine la trovo più bella, più colorata, ha esattamente tutte le cose che io ho riscontrato come lacune su Wuthering, quindi se non altro da questo punto di vista sono coerente. Comunque sì, vi ringrazio per avermi ascoltata, la sezione commenti per voi che mi sentirete su YouTube è libera. So che arriveranno commenti educati, che la maggior parte dei commenti saranno educatissimi, so anche che ci sarà una minoranza purtroppo molto rumorosa di commenti che non saranno educati, mi auguro che questa minoranza sia piccola, 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 piccola. Ovviamente sono stra-invitati a parlare sia coloro che giocano ancora a Wuthering, che amano Wuthering, sia coloro che magari hanno delle perplessità. Lascio proprio la parola a voi, proprio perché questo non è un video polemico, è un video dove semplicemente vi aggiorno su quella che è la mia decisione. E niente, io vi saluto e buon gioco a tutti, sia che magari rimaniate su Wuthering, sia se magari continuerete a seguirmi per altri contenuti, non lo so. E niente, buon tutto ragazzi, grazie per avermi ascoltata, alla prossima, ciao!